Cinque furti in appena 2 settimane nel piccolo centro di Santa Maria del Molise, una escalation preoccupante che genera grande allarme sotto il profilo sociale. A Santa Maria la popolazione è composta da una rilevante percentuale di anziani che magari vivono soli e che non sono nelle condizioni di difendersi in caso di aggressione. Ci sono anche molte case occupate solo in determinati periodi dell'anno e per questo particolarmente vulnerabili. Alcuni cittadini pensano di organizzarsi in ronde pur di proteggere il paese. Il sindaco ha ricevuto innumerevoli richieste di intervento da parte della cittadinanza ed ha per questo motivo sollecitato la convocazione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Nel contempo ha convocato il Consiglio Comunale invitando i cittadini a partecipare. L'amministrazione di Santa Maria del Molise chiede l'installazione immediata del sistema di videosorveglianza, sia come forma di deterrente per i malintenzionati, sia per un controllo capillare del territorio. Ha già messo a disposizione 12.000 euro del bilancio comunale per compartecipare ad eventuali finanziamenti regionali o nazionali annunciati ma mai elargiti. E che la situazione sia grave lo dimostra anche il furto perpetrato ieri sera a Macchia Godena ai danni della locale sezione della Protezione Civile, portati via dispositivi di protezione individuale, strumentazioni, capi d'abbigliamento. Al momento non è possibile ancora effettuare una stima esatta del bottino. Occorrerà prima l'inventario. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione.